Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, già segretario nazionale del Partito Democratico, ha partecipato a due incontri pubblici in Abruzzo, quello con le amministratrici e gli amministratori ad Avezzano e a seguire l'incontro di Sulmona all'auditorium dell'Annunziata, per affrontare le metamorfosi sociali che sono in corso, le transizioni ecologiche e digitale, cambiamenti utili che vanno resi giusti e per rilanciare la centralità delle nostre aree interne e montane come luogo in cui vivere e sviluppare il proprio futuro con una buona politica. La buona politica è indispensabile, perché noi oggi siamo ritornati dopo il secondo dopoguerra esattamente in una funzione primaria di ridare una speranza a milioni di persone che rischiano di non averla e che nella Prima Repubblica, almeno nel dopo il 45, hanno avuto una risposta. È vero che abbiamo vinto la battaglia per dare più opportunità, ma ora c'è una battaglia diversa, come questi miliardi diventano più servizi per le persone, meno solitudine, più opportunità per chi fa impresa, più lavoro per chi non ce l'ha, e in questo si misurerà la bella politica. E cioè se queste opportunità questa volta non verranno prese solo dai soliti noti, ma arriveranno all'umanità e alla voglia di vivere delle persone. Io sono ottimista perché, che se ne dica, rispetto a due anni fa l'Italia ha più possibilità, non meno. Solo sul PNRR sono 240 e passa miliardi di euro da spendere. Ripeto, non vuol dire nulla se non li spendiamo bene, però questa è una bella missione. In Marsica e Sulmona si lavora ad un'alleanza tra territori. Nel sistema maggioritario bisogna avere idee chiare e alleanze per farle vincere, perché non ci si può presentare alle elezioni perdendo perché non si è uniti. E io continuo a credere che tutto dipende molto se tra forze diverse, perché siamo forze diverse, prevale e prevalgono i contenuti che uniscono e non quelli che dividono.